È stato ospite di Quinta Colonna, sto parlando di lui, del bravissimo Mauro Merlino, una persona che è stata, per così dire, al centro dell'attenzione mediatica, ma soprattutto nel web. Costui infatti è stato, è un personaggio piuttosto visibile qui su YouTube perché ha pubblicato diversi video proprio qua in questo sito di condivisione video in cui per l'appunto fa uscire la sua voce e per così dire non ha peli sulla lingua. È un uomo che non rimanda a dire, usa la sua voce, usa il suo volto per l'appunto far uscire ciò che ha dentro per magari per così dire non aver paura degli altri, di nessuno. È un uomo insomma che ben consapevole della sua bravura, della sua schiettezza, della sua capacità di divulgare informazioni e di divulgare ciò che sente dentro, per l'appunto è stato veramente molto visto anche però di malocchio, quindi non di buon occhio. Quest'uomo perché si recò a Quinta Colonna? Si recò a Quinta Colonna perché subì, secondo la mia opinione, una ingiustizia per via di una situazione personale di cui non intendo entrare, ma che comunque riguarda la giustizia italiana e cui riguarda lui come persona al centro della giustizia italiana. Per via di un video che pubblicò tempo fa su YouTube, se non vado errato, in cui per l'appunto il buon Mauro Merlino avrebbe fatto, avrebbe per così dire detto qualcosa in più, qualcosa che magari qualcuno non vide di buon occhio e di conseguenza ci fu una reazione non proprio delle più positive rispetto a quel video che il buon Mauro Merlino pubblicò, o meglio avrebbe pubblicato, e che per l'appunto fu visto anche da chi era in alto, secondo la mia opinione, ma questo può essere considerato un dato che non è molto attendibile. Comunque, ripeto, fu presente a Quinta Colonna e possiamo considerare Merlino come la voce degli inascoltati, come la voce di chi voce non ha, ma che vuole parlare, vuole dire, vuole per così dire non avere paura di dire ciò che pensa, ma che purtroppo in una società di oggi, ma che purtroppo in questa era moderna non riesce a parlare, non riesce a comunicare perché è impossibilitato, oppure perché non può effettivamente dire nulla e non può effettivamente aprirsi e dire ciò che pensa di determinate situazioni e o di determinate aziende oppure di determinate associazioni italiane. Insomma, questo è un episodio che mi spiace dirlo, ma fu, è stato veramente al centro di ogni polemica, al centro di ogni, per così dire, disquisizione verbale. Io mi immagino che la sua situazione attualmente non sia delle più positive, sto parlando di Mauro Merlino, mi auguro che questa situazione per lui però possa tornare a essere regolarizzata, a chiarire eventualmente in modo opportuno e nelle sedi più opportune ciò che per l'appunto avrebbe fatto, avrebbe commesso. Io però mi sento di esprimere la mia vicinanza a Mauro Merlino perché è una persona di cui ho una stima immensa e che mi dispiace dirlo, ma ha, per così dire, tutta la mia stima e il mio rispetto e mi dispiace molto di quello che purtroppo gli sarebbe capitato. Vi ringrazio per l'ascolto, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Mauro Merlino e o di chi eventualmente ho citato in questo video vuole solo informare eventuali persone nel rispetto degli altri, fornire la mia semplice e umile opinione. Chiaro, ognuno può pensare ciò che vuole, io per così dire mi sono espresso, mi sono aperto con voi, vi dico che per me Mauro Merlino è una persona eccezionale, di cui ho una grande stima, grazie. Iscrivetevi, commentate, un saluto a voi tutti e buona serata.